Signorina si salvi chi può, di Philippe Corentin, edizione Babalibri. C'era una volta una bambina che era davvero assai birichina. Faceva brutti scherzi da mattina a sera. Una piccola strega. Ecco cos'era. Bam bim patapum. Ma guarda un po', quel che combina si salvi chi può. E pum e pam non la smetteva mai di procurare a tutti dei guai. Erano tanti gli scherzi che faceva, che alla fine nessuno più rideva. Così quella mattina la mamma esasperata le disse: "Basta! Stavolta mi hai stufata! Vada la nonna, ecco qui il cestino con della marmellata ed un panino." Eccola partita in meno di un minuto. "La peste sta arrivando! Aiuto! Aiuto!" Già bussa alla porta della nonna. "Aprimi! Sono io! Si salvi chi può! Nonnina, nonnina, non vuoi vedere la tua nipotina? Ma dove sei nascosta? Non c'è più. Assaggiamo questo ragù. Nonnina, dai, non devi aver paura. Sono la tua nipotina, sta sicura. Ma insomma, dov'è che si è cacciata? Mi farà perdere tutta la giornata. Vorrà dire che mi arrampico sul letto e le preparo un bello scherzetto. Ci sarà da morire dalle risate quando troverà le lenzuola annodate. Cosa ci fai a letto? Sei malata. Sono venuta con la marmellata. Hai mal di denti? Su, vediamo un po'. Ma come sono grandi, nonna? Oh, è la lingua! Dai, fammi vedere. È un po' bianca e lunga, che è un piacere. E gli occhi sono gialli. Avrei mangiato troppe frittelle, troppo cioccolato. Avanti, avanti, scendi. Mi credevi davvero così sciocchina da scambiare un lupo per la mia nonnina? Non sono mica Cappuccetto Rosso. Vattene, lupo, che ti salto addosso. Lascialo stare, è un lupo un po' affamato. L'ho trovato nel bosco e l'ho salvato. Su, piuttosto, sediamoci a mangiare. Oh, non posso, nonna, ho tanti scherzi da fare. Dai un bacio anche a lui, sarà contento. Mi spiace, nonna, proprio non ho tempo. È andata via, non ritorna più, vero? Ma sì, bravo, mangia il ragù. Che storia e che spavento! Per fortuna è finita e son tanto contento.